Prego, se ci sono in sala membri supplenti o tecnici della commissione servizi alla persona e vogliono venire al tavolo, procediamo anche con l'apertura della seconda commissione, questa quasi in perfetto orario. Vedo che qualcuno è collegato anche da casa. Sapevo io che l'avrei fatto. Era destino che succedesse. Qualcuno anche non da casa. Dove sei? In campeggio? Sì, sono qui con la mia zia. Beato te. Non per la mia zietta, ma perché sei al fresco, perché la vedo anche troppo mia zia. Allora, se tutti i commissari si sono seduti, sì, qui al tavolo, perfetto. Allora, sono le 20:20, quindi partiamo, dichiariamo aperta la prima commissione consigliare servizi alla persona, procediamo esattamente come prima con l'appello dei presenti. Croci Alba, presente. De Benedetti Emma, presente. Damiani Sandro, vai, dillo che presente. Alzati Debora, presente. Merlo Maria Grazia, presente. Belli Femmine Maria Irene, presente. Ferrario Marilena, presente. Cassina Paola Lorenza, presente. E fin qui siamo uguali a prima. Covello Laura è assente giustificata. Vera Patrizia Cecilia è presente? È collegata. Eccola, perfetto, grazie. Mazzoccoli Eleonora? Assente giustificata. Grazie. Alzati Fabio, presente. Fantoni Mauro? Grazie. Brusa Fabio? Presente, collegata. Sì. Presente. Grazie. Centonze Eleonora? Assente. Grazie. Gigli Davide? Grazie. È presente qualcuno fra i commissari Balzaretti Simone? Non c'è. Ok. Fornoni Isidoro, Manfredi Maria Cristina, Lorenzetti Alessandra. Ok, quindi procediamo. Anche in questo caso i punti all'ordine del giorno sono gli stessi, identici di prima, quindi non sto a rispiegarvi tutto quello che vi ho detto prima. Partiamo direttamente con il giro di tavolo rispetto a quelle che sono le proposte per la presidenza della commissione consigliare servizi alla persona. Iniziamo con De Benedetti. La lista insieme propone la consigliera Alba Croci. Grazie. Partito Democratico Alba Croci numero 4, vai. Partito Democratico propone come presidente commissione servizi alla persona Alba Croci. Grazie. Consigliera Cassina. Mi astengo. Grazie. È l'otto, giusto. Consigliere Damiani. Maria Grazia Merlo. Consigliera Alzati. Merlo Maria Grazia. Consigliera Merlo. Aspetta, scusami. Vai. Merlo Maria Grazia. Grazie. Consigliera Belli Femmine. Merlo Maria Grazia. Consigliera Ferrario, scusami. Merlo Maria Grazia. Grazie, perfetto, abbiamo finito il giro di tavolo, sì, corretto. Quindi mettiamo in votazione chi è a favore, direi, visto che tutti si sono, cioè, anzi, chi si astiene innanzitutto. Astenuta consigliera Cassina. Chi è a favore dell'elezione della consigliera Alba Croci? Alzato la mano. Sì. Ok, quindi Croci e De Benedetti a favore. E chi è a favore invece dell'elezione della consigliera Merlo? Sono Ferrario, Belli Femmine, Merlo, Alzati e Damiani. Per lo stesso discorso identico a prima rispetto ai voti ponderati, risulta eletta alla carica di presidente della commissione servizi alla persona la consigliera Alba Croci. Se siete tutti d'accordo e mi fate un cenno con la testa rispetto al fatto che la vicepresidenza possa andare alla consigliera Merlo, direi che facciamo subito direttamente la votazione rispetto a questo punto. E quindi direi che, anche per chi non lo avesse visto, tutti i consiglieri hanno fatto di sì con la testa e
quindi metto in votazione. Chi si astiene rispetto all'elezione della consigliera Merlo Maria Grazia come vicepresidente della commissione servizi alla persona? Nessuno. Chi è a favore? Direi l'unanimità, ripeto i nomi soltanto a favore di verbale, sono consigliera Croci, consigliera De Benedetti, consigliera Cassina, consigliere Damiani, consigliera Alzati, consigliera Merlo, consigliera Belli Femmine e consigliera Ferrario. Si chiude qui il primo punto all'ordine del giorno con, vi faccio un brevissimo recap, l'elezione a presidente della consigliera Alba Croci e vicepresidente la consigliera Maria Grazia Merlo. Il secondo punto all'ordine del giorno anche in questo caso sono le varie ed eventuali, se nessuno ha nulla vi do soltanto una comunicazione che è in qualche modo legata a questa commissione. Lunedì sera si insedierà, come previsto anche per le altre consulte, la consulta sociale, quindi invito tutte le associazioni che sono iscritte alla consulta sociale a presenziare alla riunione a cui sono state convocate, e anche in quel caso verrà poi eletto il presidente della, in quel caso, consulta in un commissione sociale. Direi che se è tutto, sono le 20. Sì, sì, certo, prego, consigliera Belli Femmine, prego. Hai detto lunedì verrà convocata. Sì, è già stata convocata. Ok, ma visto il periodo festivo, non era meglio procrastinare le convocazioni delle consulte nominali? Credo ci siano dei tempi necessari rispetto a quella che è l'elezione del sindaco rispetto alla convocazione. Immagino, mi faccio portavoce, ma questa cosa poi la possiamo verificare con gli assessori alla partita, che nel caso specifico non sono io, che ci sia stato un giro informativo all'interno di quelle che sono le associazioni che compongono la consulta per definire quella che fosse una serata che potesse andare bene alla maggioranza. So che nonostante il periodo estivo è stata la scorsa settimana anche convocata la consulta sportiva, che ha avuto una buona partecipazione di associazioni presenti, quindi ripeto, sto interpretando un qualcosa di cui non sono certo, ma immagino che all'interno di gruppi organizzativi, no, come possono essere WhatsApp o altro, il periodo estivo mi sembra poco inclusivo. Ripeto, possiamo informarci, immagino che le associazioni soltanto... certo che le associazioni siano state coinvolte in maniera da definire una data che potesse essere conforme a tutte le esigenze. Sì, capisco la consulta sportiva perché so che c'è la festa dello sport a settembre, ma le altre associazioni, cioè per le altre consulte non credo che ci siano impegni imminenti che determinino la convocazione in modo urgente. Ci sono sicuramente delle scadenze che sono legate a quella che è la nomina del sindaco, nel senso che il sindaco non ha un tempo infinito per la convocazione delle consulte. Ora non conosco quali sono i tempi, probabilmente i tempi non andavano oltre il mese d'agosto, però ripeto, se c'è stata, perfetto, stiamo parlando entrambi di argomenti di cui conosciamo poco e stiamo interpretando. Io interpreto no, il io fatto. No, conosco, non mi sembra che ci siano dei tempi massimi. No, sto parlando rispetto alla convocazione, non rispetto ai tempi di convocazione. Va bene. Ripeto. No, era soltanto un'osservazione, perché perfetto. Visto che hai detto che settimana assolutamente prossima, insomma, ci saranno, siamo quasi ad agosto, ci sono, lo vediamo sì, anche settimana stasera, molti sono in ferie, quindi era solo questo. Assolutamente, benissimo. Se non ci sono altri interventi, sono le 20:28 e dichiaro chiusa anche la commissione consigliare servizi alla persona. Grazie.